Buonasera. Ho pensato che in una serie di incontri dedicata alle donne all'opera non potesse mancare la più gelosa di tutte, cioè Tosca. E quindi di quest'opera oggi voglio parlarvi, che è la prima opera del Novecento, perché è andata in scena il 14 gennaio del 1900. Quindi la prima opera rappresentata nel nuovo secolo è stata La Tosca di Giacomo Puccini. Era, ed è di fatto, un dramma storico. Sapete, è molto bello perché Tosca viene rappresentata il 14 gennaio del Novecento e i romani, che andarono a vedere Tosca, videro Roma un secolo prima, hai capito? Cioè è la Roma del 1800. Pensa che bello, no? Questo gioco di specchi. Tu vai a teatro e sei a Rimini, al Teatro Galli, meraviglioso, e vedi Rimini nel 1900. E nel caso di Tosca, visto che Tosca è stata rappresentata nel 1900, videro Roma nel 1800, all'epoca delle campagne napoleoniche, insomma, quell'epoca lì. E questo è l'autore della storia, l'inventore della trama, insomma, no? Si chiamava Victorien Sardou e da bravo francese aveva l'ego ipertrofico. Infatti si faceva chiamare il Napoleone dell'arte drammatica. Naturalmente, questo lui lo faceva perché le sue quotazioni erano commisurate al fatto di essere Napoleone. Quindi era uno costosissimo, sai. Era come andare, sai, voglio fare un film. Lei, signor Steven, come fa di cognome Spielberg? Quanto vuole per un filmetto di compleanno? E questo, capisci? Ecco così. E lui era così, no? Le sue storie le cedeva ad alto prezzo, insomma. Tipo eccentrico, si vantava di aver cambiato 23 case in 28 anni di vita e di avere aperto centinaia e centinaia di faldoni pieni di documenti storici, perché lui scriveva drammi di carattere storico e si documentava moltissimo. Infatti devo dirvi che se oggi Sardou si rappresenta poco, lo si deve anche al fatto che lui scrive dei drammi che sono anche delle lezioni di storia, capisci? Quindi, insomma, uno vuole vedere un dramma, non necessariamente trovarsi anche a scuola, e quindi sono molto lunghi anche per questa ragione qua, insomma, archivi, biblioteche, guardate quanti ne ha scritti. La Tosca è il suo numero 52, in totale lui ne ha scritti 69, messi insieme fanno una fila di 12 volumi di notevoli dimensioni, insomma, questo è lui. La prima assoluta, non dell'opera di Puccini naturalmente, ma del dramma di Sardou, è avvenuta per la prima volta a Parigi il 27 dicembre del 1887 con la meravigliosa Sara Bernard nei panni della protagonista. Puccini assiste per la prima volta nella sua vita alla Tosca nel gennaio del 1889 al Teatro dei Filodrammatici a Milano con sempre la Sara Bernard nei panni della protagonista. Sara Bernard recitò rigorosamente in francese. Puccini non capiva niente di francese, non parlava nemmeno l'inglese. L'unica parola che Puccini sapeva di inglese era pig, porco, che ha utilizzato due volte con cognizione di causa nella sua vita. Una per Toscanini, dopo che ci aveva litigato quel pig di Toscanini, e l'altra invece per Tito Ricordi, che era il figlio di Giulio Ricordi, il grande Giulio, il piccolo Tito. Mi spiace doverlo dire, ma insomma non sempre i padri migliorano, quello che hanno fatto, i figli migliorano quello che hanno fatto i padri. Tito era veramente un pig. Cioè, ma adesso non sto a intrattenervi, però Tito ha fatto delle cose gravi anche alla mia famiglia, cioè Tito. Per cui nella mia famiglia, quando si parla di Tito Ricordi, quel pig di Tito Ricordi, sì, lo sappiamo tutti, da Puccini, che è quel pig. Siccome Puccini collaborava con Illica e Giacosa, voi capite che la successione di lettere Puccini, Illica, Giacosa, P-I-G, faceva pig. Nel biglietto che loro scrivono alla prima interprete di Butterfly alla Scala, che poi cadde, nel biglietto che doveva essere benaugurante, loro rigorosamente firmano P-G-I, proprio per evitare quell'unica parola che tutti conoscevano. Allora lui va, non capisce assolutamente niente, niente, zero, totale, tranne una parola, che era questa. Malheureuse, malheureuse, infelice, infelice, questo l'ha capito. Dopodiché torna a casa e dice, a Ricordi, 1889, guardate che non era ancora nessuno, Puccini nel 1889. Puccini diventa qualcuno 4 anni dopo, nel 1893, quando scrive la Manon Lescaut. Allora lì sì, ma nel 1889 non era nessuno. E dice, penso alla Tosca, la scongiuro,
a Giulio, al grande Giulio, figurati Tito, al grande Giulio la scongiuro di fare le pratiche necessarie per ottenere il permesso da Sardù prima di abbandonare l'idea, cosa che mi dorrebbe moltissimo. In questa tosca vedo l'opera che ci vuole per me, non di proporzioni eccessive. E poi vi devo dire, ve lo racconto dopo, che insomma Ricordi si è dato un grande affare e ha speso una grande somma per questo giovane compositore, ripeto, che ancora non era nessuno, per dargli quello che lui chiedeva, cioè la tosca. Ora, noi Puccini lo conosciamo per le sue strepitose melodie, vero? Hai capito qui? Sai quando il tocco della mano, no? Sai questo? Questa meraviglia, lui la scrive nel 1896, e la Bohème ci racconta una storia d'amore dolcissima, meravigliosa. E qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono. Chi sono e che faccio e come vivo. E poi la domanda, vuole? Quello, se vogliamo, era un mondo, capisci? Il mondo di Tosca, Tosca è un'opera del Novecento, Tosca, non che Tosca non abbia le melodie, perché Tosca ha le melodie, delle melodie bellissime, ma Tosca comincia in una maniera moderna con un tema che è il tema del più cattivo di tutti. Che distanza! E poi va avanti come, quasi come se fosse un giallo. Questa capacità di Puccini di trasformarsi, no? C'è un Fuggiasco, Angelotti, che era stato imprigionato a Castel Sant'Angelo, ma è fuggito ed è andato nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove sua sorella sta organizzando la sua fuga, perché lui sta dalla parte dei rivoluzionari, sta dalla parte di Napoleone Bonaparte. E quindi... fugge, scappa, no? C'è tutta quest'ansia. E si mette dietro la statua della Madonna a cercare la chiave che la sorella gli avrebbe lasciato della cappella di famiglia, dove gli ha lasciato delle vesti e gli ha lasciato anche del cibo. Ma però Puccini, Puccini, no? Allora, dopo aver fatto entrare questa roba come se fosse 007, la fuga, eccetera, lui che cosa ti fa? Ti scrive queste quattro battute, che sono bellissime, e va a una tonalità serena, do maggiore, capisci? E cambia tutto, ed entra un personaggio che è ridicolo, buffo, questa musica buffa, proprio per un personaggio che è buffo fin nel midollo. E lui lo voleva così, lo voleva molto caratteristico. Se, non so, qualcuno riesce a leggere lassù in alto, sulla partitura, sullo spartito, lui ha scritto tic nervoso segnato da un rapido movimento del collo.
Capisci? È proprio un personaggio buffo. Ma non solo, Puccini era talmente preciso, qui era, ha quasi scritto la musica per una partitura cinematografica, insomma, per accompagnare un film. Come potete vedere, quando lui fa quei cerchiolini col punto, vuol dire che lui deve fare il tic nervoso. Hai capito? Glielo scrive in maniera molto precisa. Glielo prescrive, insomma, no? Gli dice, fai questo tic, eccetera. Dopodiché lo fa pregare. Allora, sai, qui trova il paniere del pittore, no? Quindi golosissimo, c'è il vino, eccetera. Però, siccome suona la campana dell'Angelus, allora il sagrestano si inginocchia e prega. Allora, sai, io qua sono sempre emozionato, perché lui scrive una musica, una preghiera, Angelus Domino, siavit Mariae, et concepit Spiritu Sancto, et ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Poi rallenta, sbadiglia, capisci, perché anche lui è un po' annoiato da queste preghiere. Bisogna scrivere una musica su una nota sola. E Puccini lo fa, senti. Senti che bravo. Senti questa nota, eh? È la nota dello scaccino. Fa, 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 ma, ba, 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 ba. A me l'emozione lo dà il fatto che cambia sempre l'armonia, ma c'è sempre una sola nota. Factus est. Poi, quando la nota sparisce, è perché arriva il pittore Mario Cavaradossi, che alla chiesa di Sant'Andrea della Valle sta dipingendo un affresco, quello della Maddalena, e la prima cosa che gli chiede è: che fai? E lui: recito l'Angelus, recito l'Angelus. A questo punto Cavaradossi, il pittore, va sull'impalcato dove sta facendo il dipinto e la musica. Lo senti che è un altro mondo questo? Quando lui scopre il dipinto, lo scaccino dice subito: sante ampolle. Che scusate, sante ampolle in chiesa è bellissimo, no? Cioè, come deve lamentarsi uno scaccino se non con un sante ampolle? Il suo ritratto. Il ritratto di chi? Di lei, di quella ignota che ogni giorno si vedeva entrare in chiesa per... Loro pensavano per pregare, in realtà è la sorella del fuggiasco che sta organizzando la fuga di suo fratello. E qui lui fa allo scaccino e a noi una lezione di storia dell'arte, di che cos'è l'arte, la creazione artistica. Meravigliosa, no? Intanto, scusate, anche qui c'è recondita armonia di bellezze diverse. Cioè, io ho visto entrare quella... Le ho fatto ritratto a quella donna misteriosa che entrava tutti i giorni, eccetera, eccetera, a quella devota, la beltà degnota, però intanto pensavo alla mia ardente amante, cioè a Floria Tosca. Recondita armonia di bellezze diverse. Questo ritratto è il frutto di un'armonia recondita, di bellezze diverse che si sono mescolate. È Bruna Tosca, l'ardente amante mia, e te, beltà degnota, cinta di chiome bionde, tu azzurro hai l'occhio, Tosca invece ha l'occhio nero. L'arte ha confuso le diverse bellezze, ma nel ritrar costei il mio solo pensiero sei tu, Tosca sei tu.
una delle arie, delle romanze più famose di Puccini. Ora sentite la lezione di storia dell'arte. Intanto anche qui, sai, c'è la sacralità della creazione artistica e allora se in chiesa si prega su una sola nota, anche Recondita Armonia comincia con una sola nota, che è questa. Sempre la nota sotto. E queste armonie misteriose. Recondita armonia. Di bellezze diverse. Qui sostenendo, perché pensa all'ardente amante sua, a Tosca, Floria Tosca. L'ardente amante mia. E poi parla di lei. Che ha le chiome bionde. Tu hai l'occhio azzurro. Tosca ha l'occhio nero. E questa è una certezza. E poi ancora il mistero della creazione artistica. Nel ritrar costei il mio solo pensiero, Tosca, sei tu. Che grandezza, eh? Che grandezza. Ve lo faccio ascoltare da, con lo scaccino che prega là sotto. Scherza coi santi, scherza coi fanti e lascia stare i santi. Cioè, lui c'ha paura, si fa signora Carosi. Ve lo faccio vedere dall'ingresso di Mario Cavaradossi. Oh, scusate, Kaufman che canta, eh. Guarda, guarda, hai sentito? Solo voci femminili si sente. infatti, cioè, più bel Mario Cavaradossi che si sia mai visto, eh. Dopo Corelli, però, eh. Dammi colori. Thank you.
lascia stare i santi, l'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde. Ma poi se i professori di storia dell'arte fossero tutti come lui e facessero tutti lezioni come queste, avremmo file di studenti naturalmente per sentire le loro lezioni. Oh, è un'opera diciamo che appartiene al verismo storico, fortemente realistica, insomma, Tosca. Allora, qualcuno di voi si ricorderà quando fecero Tosca nei luoghi e nelle ore di Tosca, con Placido Domingo, non so se ve lo ricordate. Dunque, il primo atto, Roma, 17 giugno del 1800. Era la chiesa di Sant'Andrea della Valle a mezzogiorno. Il secondo atto, guardate com'è veloce quest'opera, secondo atto, 17 giugno, quindi lo stesso giorno, ma verso sera, Palazzo Farnese, la camera di Scarpia, il cattivo, per l'appunto. E poi il terzo atto, invece, alla piattaforma di Castel Sant'Angelo, e lì abbiamo tutti dovuto puntare la sveglia perché il terzo atto cominciò verso le 4 del mattino, insomma, quindi gli orari di Tosca non sono del tutto comodi, il primo e il secondo atto sì, il quarto, se lo vuoi fare nelle ore di Tosca, lo dovresti fare quando albeggia. Va bene questo. O Google Map ci aiuta a capire dove sono questi luoghi. Primo atto, eccolo qua, la chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove lui sta facendo il dipinto. Secondo atto, Palazzo Farnese, eccolo lì. Terzo atto, Castel Sant'Angelo, e vedi che è un triangolo che si percorre molto velocemente a piedi. E loro volevano tutto molto serrato, hai capito? Tutto molto, anche sotto il profilo, diciamo così, geografico, tutti luoghi molto vicini, che si potessero raggiungere facilmente, non i colli romani. Tant'è vero che Sardù, l'autore della storia, aveva messo un terzo atto nella villa di Mario Cavaradossi, il pittore, che sta fuori Roma, quindi sui colli romani. E questi si sono detti, ma per andare fuori Roma poi dovremmo immaginarci un calesse, un cavallo, qualche cosa? No. Togliamolo quella parte lì, tanto poi sarebbe troppa roba per un'opera e quindi rendiamo tutto molto più serrato. E lo stesso Sardù, devo dirvi, che disse che il libretto di Illica e Giacosa era quasi meglio del suo dramma, che voi capite, detto da un francese, insomma, fa una certa impressione. Questa attenzione verso il verismo era dovuto al fatto che l'opera andò in scena al Teatro Costanzi, il 14 gennaio del 1900, con direttore Leopoldo Mugnone, e cioè era lo stesso teatro dove 10 anni prima, nel 1890, aveva trionfato Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni con Pietro Mugnone, che era per l'appunto il direttore, fu il primo direttore di Cavalleria Rusticana. E quindi loro volevano fare un dramma storico scritto sulla scia, diciamo così, del verismo operistico inaugurato, diciamo così, da Mascagni con la Cavalleria Rusticana. Adesso vi devo far entrare Tosca. Allora, io lo so che qui qualche donna gelosa c'è. Più di due. È sicuro. Però, secondo me, Tosca le batte tutte. No? Perché, sai, dunque, lei intanto arriva alla chiesa di Sant'Andrea della Valle perché vuole incontrare il suo amato Mario Cavaradossi, il pittore che sta dipingendo il quadro della Maddalena, no? Arriva da lì fuori, spinge il portone della chiesa di Sant'Andrea della Valle, lo trova chiuso. E quindi da fuori si mette a urlare Mario, Mario, Mario! Hai in mente, no? L'ingresso della gelosa Tosca, che chiama subito il suo male. E allora lui va, insomma, Cavaradossi dice, è una donna, è gelosa,
non voglio che sappia, andate a nascondervi, non le diremo nulla, taceremo tutto, ci vediamo questa sera, va bene? E d'accordo, e quindi lei, Mario, 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 io vi prego, no? Questa è la prima scena, è il momento più importante del primo atto, questo duetto d'amore, anche è molto importante sotto il profilo della durata, quindi Tosca entra e fa subito una scenata di gelosia, ma come lo può fare la donna veramente gelosa? Lei entra e dice, perché è chiuso? E lui, lo vuole il sagrestano. Ora, tutti, ma lei era una furia fuori, Mario, Mario, Mario! Quando la donna veramente gelosa entra in scena, non entra in scena come una furia, entra in scena calmissima. Senti qua, Mario, 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 e lui, son qui. E lei entra. Intanto, su questa musica, lei c'ha l'occhio scanner, no? Sai, zzz, cestino della carta, zzz, cappotto di Mario, capisci? Alla ricerca di indizi. E questo stava parlando con qualcuno, a me non mi nasconde, eh? E quindi... E qui glielo chiede, perché è chiuso? E lui, calmo. Lo vuole il sagrestano. A chi parlavi? E lui, a te. E lei, altre parole sussurravi, bisbigliavi. Dov'è? Chi? Colei, quella donna. Ho udito i lesti passi e un fruscio di vesti. Io qui vorrei spendere una parola per lui. Perché noi uomini, quando ci succede una roba del genere, ci abbiamo il cuore a mille. No? E sudiamo freddo. E sappiamo che qualunque mossa sbagliata noi dovessimo fare, verremmo colti subito in flagrante. No? Cioè, flagranza di reato. E allora... colei, quella donna, ha udito i lesti passi, eh? Senti qua. E un fruscio di vesti. Io lo adoro Mario quando fa così, perché sono anch'io così. Lui. Sogni. Con la massima calma e passione, senti. E lei. Lei. Lo neghi? E lui ha la risposta che noi, qualunque uomo avrebbe. Lo nego e t'amo. Allora, i miei studenti ci ridono e io dico non ridete, perché queste sono strategie per le quali noi ci abbiamo impiegato milioni di anni. La natura ha dovuto fare il suo corso, capisci? Lo nego e t'amo. E a questo punto fa per baciarla e lei. Lei, no? Davanti alla Madonna? Eh no. Ora, questo è meraviglioso, perché? Lei dice, no, Mario mio, davanti alla Madonna no, lascia prima che le metta dei fiori, eh? Lascia prima, perché lei non è ancora a posto, capisci? È bello perché quando poi faranno pace, allora lei si avvicinerà a lui e dirà, vabbè dai, dammi un bacio. E lui, come? Davanti alla Madonna? E lei, è tanto buona, ci perdonerà. Scusa, le dinamiche uomo-donna, perché solo le donne decidono cosa è giusto e cosa non è. E noi uomini facciamo, sì, e no, hai sbagliato, hai ragione, ci perdonerà. Ah sì, hai ragione. Lascia prima che la infiori. Si inginocchia e prega. E qui Puccini scrive quattro note proprio di musica sacra bellissima.
questo punto c'è il secondo momento. Tosca dà a Mario un appuntamento per la sera. Guarda qua. Allora, questo è bellissimo, Senti, stammi a sentire, questa sera faccio lo spettacolo, però è un spettacolo breve, tu mi aspetti sull'uscio della scena e poi andiamo alla tua villa, notte d'amore io e te. Capisci, Tosca? E lui, stasera, no, perché aveva detto l'Angelotti che quel fuggiasco che quella sera, stasera, guarda lei, questa è una tipica domanda da femmina, non sei contento? E noi possiamo solo mentire. Tanto. Intanto però il pensiero è sempre lì, no? Tornalo a dire. E lui, tanto. E scusa, guarda lei, lo dici male. Lo dici male. E qui parte un momento bellissimo. Non la sospiri la nostra casetta, che tutta scosa nel verde ci aspetta, nido a noi sacro, ignoto al mondo intero, pieno d'amore e di mistero. A questo punto le cose sembrano essersi sistemate, lei sta per uscire quando chi è quella donna bionda lassù? E Mario, che sa di aver ritratto una che entrava in chiesa, dice: la Maddalena, ti piace? E Tosca: è troppo bella. E lui dice: beh, insomma, a questo punto lei, Tosca, capisce che quella donna troppo bella è l'attavanti, cioè una donna reale. E lui dice: brava. E lei gelosissima, la vedi, t'ama? E poi dice anche queste parole, lui cerca di rassicurarla, e il Tosca, guardando il ritratto, dice: come mi guarda Fiso? E Mario vien via. Di me beffarda ride. E lui: follie. Ah, quegli occhi, dice lei. Sulla parola quegli occhi, Mario è Mario, qual occhio al mondo. Cioè, qui noi dobbiamo uscirne in qualche modo, noi maschi dobbiamo uscirne, no? E ne usciamo così, qual occhio al mondo può star di paro all'ardente occhio tuo nero, È qui che l'esser mio s'affisa intero. E Puccini scrive con calore. Occhio all'amor soave. All'ira fiero. Qual'altro al mondo può star di paro all'occhio tuo nero? E lei, come la sai bene, l'arte di farti amare. Sgamato subito, Però, come la sai bene l'arte di farti amare, ma subito dopo queste parole guarda lei. Ma falle gli occhi neri. È bellissimo. È bellissimo perché parla sì di Mario Cavradossi, che è un pittore, parla sì di Tosca, che è una cantante lei nella vita, no? Capito? Questo è teatro al quadrato in un certo senso, però parla di noi uomini e donne, della nostra vita, di quello che è la nostra vita di coppia anche. Non sei contento? Tanto! Aspetta, vedo il sacro e gli occhi al fondo.
Ce n'è tanti pel mondo. Aspetta. Aspetta. Bellissimo perché è così vero, ci riconosciamo insomma in questo. Dicevo che lui pensa alla Tosca nel 1889, lui aveva fatto poco o nulla nel 1889 di veramente significativo, si era capito che era uno di talento, ma un successo non era ancora arrivato. Era il 1889, passeranno anni, Tosca arriva nel 1900, tu pensa, quanto tempo. Nel 1893 scrive Manon Lescaut, l'opera che fa di Puccini, Giacomo Puccini. Nel 1896, trionfo assoluto con La Bohème, sempre Torino, teatro di Torino, nel 1896 va in scena questo capolavoro. A questo punto, Ricordi, poveretto, dice, ma insomma, io ho pagato un sacco di soldi per avere questo lavoro drammatico di Sardou e Puccini non fa nulla con quel Sardou. Sai cosa fa? Pensa Giulio Ricordi. Lo do a Franchetti, che era un autore della sua scuderia. Era divenuto famoso per aver scritto nel 92 un'opera dedicata alla figura di Cristoforo Colombo. Allora, che cosa succede? Come scrive Fraccaroli, che è stato uno dei primi biografi di Giacomo Puccini, dice, avvenne quella cosa che è comunissima fra gli innamorati, fino a che aveva il soggetto a disposizione non ci pensava, lo dimenticava senza rimorsi, ma appena venne a sapere che un altro aveva ricevuto il soggetto, cominciò a provarne gelosia e quindi cominciò a dire, dov'è la mia Tosca? Come l'avete data a Franchetti? No, ma insomma, Tosca è mia, la volevo fare io, no? Ma sì, te l'abbiamo detto, dai, tu hai detto che avevi altro da fare. A un certo punto non poteva rimanere lì silente quel libretto così costoso del Napoleone dell'arte drammatica, insomma. A questo punto Illica si assume l'impegno di convincere Franchetti ad abbandonare l'idea di quell'opera senza dirgli che Puccini voleva riprenderla, ed è questo. Cioè, praticamente hanno stalkerizzato il povero Franchetti.
Cioè, sono andati da lui e gli hanno detto, prima di tutto, caro Franchetti, guarda, ci abbiamo pensato, ma sta Tosca di Sardù proprio per le scene non va bene. Cioè, punto primo, insomma, la brutalità della trama. Punto secondo, il tentato stupro di Tosca, così temerario per l'epoca, insomma. Poi l'assassinio di Scarpia, il cattivo che viene ucciso da Tosca. A un certo punto anche sta Tosca, che non si capisce, cattolica, eccetera, però ammazza quell'uomo, dai. E poi i richiami agli eventi storici assolutamente incomprensibili per il pubblico moderno. Il povero Franchetti disse, va bene, rinuncio, avete vinto voi, lascio perdere, ho scritto qualcosa, sì, va bene, però lasciamo perdere. Il giorno stesso, ricordi, firma il contratto con Puccini. E lo stesso giorno, 9 agosto 1895, Tosca, la farò io, capisci? Libretto straordinario, idillica in tre atti, Sardù, entusiasta del libretto. Allora, vi dicevo della trama, no? Quindi c'è il pittore Mario Cavaradossi, c'è il prigioniero Angelotti che viene aiutato da sua sorella Lattavanti, per l'appunto, e arriva Floria Tosca e i loro due si amano. Però a un certo punto voi avete visto che Floria si convince che Mario Cavaradossi abbia una tresca con Lattavanti. A questo punto arriva il capo della polizia, il barone Scarpia, un personaggio di una cattiveria assoluta, di una perfidia totale, il quale, incontrando Floria Tosca, che era uscita dalla chiesa ma poi era rientrata, e perché voleva comunicare una cosa a Mario, Floria incontra il barone Scarpia che la desidera, che la vuole. Non perché l'ama, ma semplicemente perché la desidera, la vuole. Va bene? E lui fa di tutto per convincere Tosca che Mario Cavaradossi ha una tresca con Lattavanti, con la sorella dell'Angelotti. E porta lì un ventaglio, è il ventaglio di lei, e lo mette sull'impalcatura dove il pittore sta facendo il ritratto, lo tira su e dice, il barone Scarpia ha la gelosa Tosca, perché questo è arnese da pittore, capisci? E allora, sai, guardalo qua lui, che ha iniettato il veleno della gelosia e del dubbio nelle vene di Tosca. Tosca esce dalla chiesa per andare a fare i conti con Mario Cavaradossi e naturalmente Scarpia, che è il capo della polizia, mette un suo scagnozzo ad inseguire per l'appunto Tosca. Tosca ci porterà da Mario. Io sono convinto, e convinto lui, che naturalmente Mario, che è in odore di rivoluzione anche lui, abbia aiutato per l'appunto il Fuggiasco. E questa scena dove Scarpia appunto inietta il sangue del dubbio e della gelosia nelle vene di Tosca, dove pensa come fare a catturare Mario Cavaradossi per poi ricattare Tosca e convincerla a concedersi a lui, questa scena avviene mentre si festeggia con un Te Deum gigantesco la vittoria, diciamo, dell'esercito conservatore, diciamo così, nei confronti di Napoleone Bonaparte. Napoleone avrebbe perduto e quindi ringraziamo Dio del fatto che egli ha perduto. Vedi qua, no, guarda Scarpia come agisce. Brava Tosca che venite qui a pregare, non fate come certe sfrontate, e indica la Maddalena, che han di Maddalena viso e costumi e vi trescan d'amore. Come d'amore? Le prove! Mostrandole il ventaglio, che aveva trovato altrove, non lì, è arnese di pittore, questo. E intanto parte il Te Deum, che era una preghiera che Puccini si fa spedire da un amico prete, questo Pietro Panichelli, va bene? Il pretino di Giacomo Puccini racconta, vedi? È un bel libro dove lui racconta tutte le storie. Scusate, io poi, come sempre, volevo dirvi questo, collezione privata, privatissima, è mia, no? Ovvio. Quindi vi faccio sentire sto Te Deum, vi prego di considerare questo. Le riprese sono state fatte alla Royal Opera House di Londra. Il pubblico inglese, io non so se ha proprio capisce tutto quello che viene detto nel libretto, ci sarà stata una traduzione speciale, però vi prego di sentire l'entusiasmo degli inglesi alla fine del primo atto, col Te Deum, con Scarpia che gode all'idea di poter finalmente stringere fra le sue braccia Tosca. Tosca,
sentiti, ma l'uno al capestro, Mario, l'altra fra le mie braccia, e poi Te Deum, Tosca, tu mi fai dimenticare Dio, e poi la preghiera che finisce con il tema del cattivo, Scarpia, che era quello dell'inizio dell'atto. Una trovata dietro l'altra. Dovete sapere che quando Puccini creava aveva bisogno di grandi quaderni e ricordi glieli stampava, grande formato, 30,5 cm per 20,5. E sulla destra gli mettevano il libretto e sulla sinistra Puccini invece scriveva le sue idee. Capito, no? Cioè, lui leggeva il libretto, nel frattempo gli venivano in mente le idee, no? E quindi prendeva appunti, annotava temi. Quelle parole che vedete lì a sinistra sono le parole per l'appunto che riguardano la scena del Te Deum. Guarda che cosa scrive Puccini. È fantastico questo uomo. Ma Te Deum, organo, infatti c'era. Campane, c'erano. Cannoni, ok. Gran cassa, a tutto spiano. Bombe all'Orsini, che erano le bombe che si usavano per fare gli attentati dinamitardi, hai capito? Bombe all'Orsini. Poi scrive, vulcani, questo è per entusiasmare se stesso, hai capito? Sempre di più, vulcani, e finisce, eruzioni cutanee. Cioè, infatti gli inglesi non stanno nella pelle, ma tutti qua, devo dire, urlano come dei pazzi. E poi sulla destra, non so se tu vedi, lì re bemolle, re mi fa mi re la si si. Cioè l'idea dell'ingresso di Tosca gli era venuto, ed era quello, e diventerà per l'appunto quello. Siamo al secondo atto. Il barone Scarpia ha fatto seguire Tosca, Tosca l'ha inconsapevolmente portato propriamente alla dimora di Mario, del suo amato Mario pittore, e viene portato a Palazzo Farnese, nel Palazzo di Scarpia. Siamo per l'appunto a sera, il 17 giugno, nel Palazzo Farnese, Palazzo di Scarpia. E qui lui viene interrogato, e mentre lui viene interrogato si sente sullo sfondo Tosca che canta. Quindi sono due cose fortemente contrastanti. Tosca, che è costretta a cantare anche lei per festeggiare il fatto che Napoleone Bonaparte avrebbe perso, la notizia che Napoleone Bonaparte avrebbe perso la battaglia. E intanto Mario Cavaradossi viene interrogato, il barone Scarpia vuole sapere dov'è l'Angelotti, ma naturalmente non parla. Dopodiché però è il turno di Tosca, cioè Tosca viene interrogata, ma lo sfondo è ben diverso. Sono le urla di dolore di Mario Cavaradossi, che viene torturato in una camera lì di fianco. E c'è questa che Scarpia dà quest'ordine. Pria le forme ordinarie, indi ai miei cenni. A Mario hanno messo una corona uncinata sulla testa, con dei chiodi. Ogni volta che lui nega, viene stretto, fatto un giro di bullone, e i chiodi gli penetrano nel cranio. E la scena viene descritta da Scarpia a Tosca, dice: ogni volta che lui nega, la corona uncinata gli fa schizzare il sangue dalla testa. Quindi se voi sapete e parlate, gli eviterete tutto quel dolore. Hai capito? Gli eviterete tutto quel dolore. È una scena, devo dirvi, terribile. Scusate, devo dirvi che con un mio collega, che adesso purtroppo non ho più, al Conservatorio di Milano, quando cominciavamo gli esami, io facevo, con tutti gli studenti davanti, cominciamo, pria le forme ordinarie, indi ai miei cenni, e lui faceva. Purtroppo è stato trasferito a Firenze. Dunque, vi faccio sentire la musica dei tormenti, la musica della tortura, senti qua, Dice, no, ma il vero, se voi parlate, dice Scarpia a Tosca, potrebbe abbrevargli un'ora assai penosa con questa musica. Senti che serpente viscido. Un'ora penosa, dite. Che vuol dire? Che avviene in quella stanza? È forza che s'adempia la legge. Un
cerchio uncinato alle tempie, che ad ogni niego sprizza il sangue senza pietà. E intanto da quella stanza si sente: ahimè! E tosca, un gemito. Pietà, pietà. Sta a voi salvarlo. Ebbene. Ma cessate, cessate. E su questa musica avviene l'interrogatorio, questa musica terribile. No, perché questa è un'edizione del 33, che guardate come si chiama, Teatro Grand Guignol. Il Teatro Grand Guignol era a Parigi il teatro degli orrori. Scusa, guarda che titoli. Davanti al cadavere, Il sogno di un pazzo, L'impiccato, Vendetta crudele, Passa la ronda, In extremis. E tra questi titoli c'è anche Tosca, per via di questa scena, che era considerata di questa musica, di questa scena. Io ve lo faccio vedere in una regia incredibile, che era quella di Zeffirelli, che lui aveva fatto per il Met, ed è rimasta al Met per un sacco di anni, dall'85 al 2009. No? Cioè, poi è stata sostituita da una di Luc Bondy, e Zeffirelli aveva detto: la regia di Luc Bondy è un disastro, lui non è un regista, dice uno scalzacani, Sai com'era gentile, no, Zeffirelli? Quindi, così. E devo dirvi che però questa regia era bellissima. Qui lo potete vedere con la Behrens, con McNeil, con Placido Domingo, nel massimo della sua forma. E Zeffirelli aveva pensato che Scarpia dovesse essere non un uomo volgare, ma un uomo coltissimo, e lo vuole circondato dai libri, va bene? Elegante, bello, bello nonostante avesse una certa età, comunque un uomo con un certo fascino, va bene? Ed era lì, appunto, al Metropolitan, che sono state fatte queste riprese, e la stanza della tortura lui la vuole sotterranea. Quindi c'è Scarpia che dice: aprite le porte, che no dei lamenti, e si apre questa botola che sembra scaraventarsi proprio nell'inferno, va bene? Con quelle luci basse, con Tosca che guarda dentro, cosa avviene lì, capito? E poi lo portano fuori svenuto. E guardate, gli spettatori del Novecento furono sconvolti, Dice, questo è un libro proprio del 1900, deve rivestire, la musica deve rivestire situazioni mostruose. Lo stesso autore, 1900, l'anno di Tosca, non trovo che una sola parola in grado di sintetizzarlo, brutto, antiestetico, ma in realtà perché per la prima volta si trovano di fronte alla rappresentazione della violenza, della tortura in musica, senza veli, senza nulla. Poi che cosa succede? Arriva una notizia, e cioè Napoleone Bonaparte, non è vero che ha perso, ha vinto. E allora Mario Cavaradossi, che aveva appena chiesto a Tosca, siccome l'avevano liberato, dice: Tosca, hai parlato? Non è che tu hai detto dove era l'Angelotti. E lei dice: no, non ho parlato, ho taciuto. E Scarpia, a voce alta: nel pozzo del giardino, vai. Maledetta, dice Mario, m'hai tradito, maledetta. E poi arriva la notizia e lui si tira su. Rovescia una pila di libri, come a dire, quel sapere, quella cultura, la vostra cultura, finirà nella polvere, grazie a Napoleone Bonaparte, va bene? Si solleva e dice: ecco, l'alba vittoriosa appare. Vi prego, lo fa con un acuto di quelli di cui si è persa traccia. Aprite le porte che non allaventi! Più forte, parlate!
ed Angelotti? Sì. Basta, Roberti. È svenuto. Assassino! Voglio vederlo! Portatelo qui. Del giardino vasto e te hai carito maledetta l'eccia lezza quali nuove che vuol dire quell'aria fritta col messaggio di scolpita che è vita come nome amarendo calcano vuole farne di cicone l'asino me la sentura Salvatelo, io? Voi? Che regia, eh? Quelle luci basse, quella botola che si apre, lui che sul Vittoria rovescia tutti quei libri, il simbolo di quella cultura conservatrice che Napoleone voleva rovesciare. Che regia, caro Franco Zeffirelli, che regia hai fatto? Quella di Luc Bondy non è assolutamente al pari della tua. Però, scusate, caro Franco Zeffirelli, là dove ti trovi, in un abito di scena, la zip potevi evitarcela, anche perché nel 1800 la zip non c'era, capisci? Quindi vi prego, che questa mi è costata una certa fatica. Dunque, Puccini impazzito dice, insomma, l'opera era lunghissima, 5 atti, 23 personaggi, e guarda come la riducono, 3 atti, 9 personaggi soltanto, lo stesso Ricordi che dice tagliamo, sfrondiamo, più veloce è e meglio è. Guarda, nella stessa edizione, Tosca di Sardù sono 91 pagine, nella riduzione sono 46 pagine, cioè è ridotta proprio tantissimo. Mario ha praticamente firmato la sua condanna a morte con quel Vittoria. Questa
è lei che non sa cosa devo fare. La preghiera di Tosca. La più bella preghiera, sapete perché? Perché è la preghiera che reciterebbe chiunque di noi in un momento di difficoltà. Alzi gli occhi e dici: Signore, Madonna, che cosa ti ho fatto? Perché merito questo? Anche se vi devo dire che, insomma, nel Novecento l'hanno trovata assurda, perché dicevano: è una fermata, Tosca deve agire, come può fermarsi a pregare, no? Però riconoscevano tutti che è la pagina più ispirata della Tosca, no? La più bella. Ora, io ve la farò sentire, dissi d'arte, ma ve la farò sentire senza le mie parole, alla fine di questo incontro. Intanto voglio dirvi che quella che canta è Maria Callas, di cui a dicembre si celebrerà il centenario della nascita. La regia che avete visto, quella di Zeffirelli, fu fatta per lei, fu fatta per Maria Callas. Zeffirelli scrive un libro e dice: affrontai col fiato sospeso la prima prova con lei, con Maria Callas. In una piccola sala attorno a un grande tavolo, lei era seduta al centro, aveva davanti spartito matite, foto, carta, acqua minerale. Con due gesti fece piazza pulita di tutti. Questa regia nasce negli anni avanti, negli anni tardi di Callas, insomma, quando lei era insieme a Onassis. Benché Tosca fosse una delle opere che aveva più spesso cantato, Maria Callas era sempre pronta a discutere tutto. Le spiegai come vedevo il suo rapporto con Scarpia, e per Scarpia avevamo il grande Tito Gobbi, che avrebbe reso molto più complesso il rapporto con Tosca, che vedevo come una donna passionale e istintiva. Le dissi che Tosca, come la vedevo io, era attratta da un uomo che in fondo al cuore l'affascinava e la turbava profondamente. Tosca uccide Scarpia, non tanto per salvare l'uomo che ama, Cavaradossi, quanto per salvarsi da se stessa. Maria si fece scura in volto. Le avevo appena fatto, senza accorgermene, il ritratto della sua relazione con Onassis. Mi guarda e mi dice: ma insomma, lo amo o no? Immagina quali sarebbero le tue reazioni con un uomo come quello, potente, corrotto, sadico, ma affascinante. Maria rimase in silenzio. Aveva capito chi era il suo Scarpia. L'uomo che l'ha rovinata. Onassis. E allora dopo, eccolo qua, vedi. Dopo vi faccio sentire questa meraviglia, senza naturalmente rovinarvela con le mie parole. Allora, ormai ci siamo, eh? Dunque, arrivano le guardie nel pozzo del giardino. Angelotti si uccide. Perfetto. Dopo aver recitato, dopo aver cantato Vissi d'arte, Vissi d'amore, la sua preghiera alla Madonna, chiede a Scarpia un lascia passare. Scarpia finalmente dice: Tosca, ora sei mia, no? Tosca, Tosca, finalmente mia. E lei, avete in mente, che prende un coltello che c'è lì sul tavolo e, infilzandolo e guardandolo dritto negli occhi, gli dice: ecco il bacio di Tosca. E lo uccide. Questa è Sara Bernard e questa è una foto di scena quando Sara Bernard, alla prima di Tosca, uccide per l'appunto Scarpia. E quello, vedete, sulla destra oppure sulla sinistra, è una foto di scena, è bellissima. Quella è sempre la Sara Bernard a sinistra e sulla destra c'è il manifesto della Tosca di Puccini. Cosa succede lì? Che Tosca sta per uscire dalla stanza quando a un certo punto si rende conto di aver ucciso un uomo, lei che è così cattolica, e di non avergli fatto il funerale. E allora prende due candelabri, glieli mette uno a sinistra e a destra, poi stacca un crocifisso dal muro e glielo mette. E dopodiché, soddisfatta con la sua coscienza, esce dalla stanza. D'altra parte lui l'aveva ricattata. Pensate che, insomma, a un certo punto lui a lei dice: ma in fondo, dice, è un cambio, doveva guadagnare, sei solo tu. Io ti chiedo un'ora, in cambio ti do una vita. Capisci? Il bastardo. E quindi lei lo uccide.
e corre da Mario. Corre da Mario Cavaradossi, che è stato condannato a morte, ma Scarpia, prima di essere trafitto da lei, aveva detto sì, io non posso tornare sulle mie parole, lui è condannato a morte, certo, io la condanna la devono assolutamente svolgere, ma i fucili saranno caricati a salve, state tranquille, quindi a lui non succederà niente. Voi aspettate che lui si rialzi e poi con il lasciapassare che vi ho dato potete fuggire insieme. E poi ecco il bacio di Tosca, ecco. E qui siamo all'ultimo atto, la piattaforma di Castel Sant'Angelo, alle 4 del mattino. Puccini, che stalkerizzava il prete, voleva sapere a tutti i costi quale fosse la nota prodotta dal campanone di San Pietro, no? Sai chi ti potrebbe dare informazioni precise? Chi? Il vecchio maestro Meluzzi. Allora il Panichelli corre dal vecchio musicista, il prete, che gli dice: è un mi naturale, lo scriva pure al maestro Puccini assicurandolo nel modo più assoluto sotto la mia responsabilità. Vedete che Puccini ce lo mette. Il mi naturale lui ce lo mette. Senti che bello, eh? Mario è condannato a morte e canterà il suo E lucevan le stelle. L'introduzione a Lucevan le stelle comincia così, senti il mi naturale. San Pietro. San Pietro. Cosa ci vuol dire Puccini con questo? Ci vuol dire che Mario Cavaradossi viene condannato a morte all'ombra di San Pietro, perché i preti stavano tutti dalla parte di coloro che erano contrari a Napoleone Bonaparte. Quella nota ce lo dice chiaramente. È la campana di San Pietro per un condannato a morte da loro, perché Scarpia è uno che sta dalla parte loro. Non solo, ma è la nota di Scarpia, senti. È la nota dei cattivi, capisci? E questo è Lucevan le stelle. Sai, lucevan le stelle. Stridea l'uscio. L'uscio dell'orto. E un passo sfiorava l'arena. Entrava ella, tutta profumata, fragrante. E mi cadea tra le braccia. E poi il pensiero suo di condannato a morte non è una preghiera. Infatti tutti i ben pensanti si scandalizzarono. Come non prega? Deve morire? E invece, o dolci baci, o languide carezze. Mentre le sue belle forme discioglieva dai veli, dagli abiti. L'ora è fuggita e muoio disperato.
e muoio disperato. Perché disperato? Perché non ha mai amato tanto la vita. Sai, io adesso ve lo faccio vedere, sempre cantato da Kaufman, così non deludo. Lo so, ecco, lo sapevo che se cambiavo già Placido Domingo, cioè, insomma, avremmo qualcosa da dire. Questo è stato fatto a Vienna il 15 aprile del 2016, Vienna 2016, non in Italia, a Vienna. Guardate cosa succede, eh? Beh, lui canta. Allora, attacca il clarinetto. Lui è lì. Dopo che l'ha cantata, la grande sorpresa è che arriva Tosca. Viva! Per lui. Con il lascia passare, firmato da Scarpia. Thank you.
lui è un genio, eh? Non abbiamo il soprano. E adesso? E dopo svariati minuti si rifà tutto e lei finalmente entra in scena. Ci vuol niente a trasformare una cosa così tragica in una cosa comica. A proposito, io ho fatto la nuova edizione critica, eh? Guardate che bella. Guardate che bella, scusate, eh? Vedi Cavaradossi, Tosca non viene. E poi sulle note giuste ho scritto non abbiamo il soprano e la didascalia scenica nuova Tosca non c'è. Ecco. Ci vuol niente, sai che a New York ci fu lo sciopero delle comparse, allora all'ultimo minuto chiamarono quattro studenti per fare il plotone di esecuzione per Mario Cavaradossi, no? Quello era lì bendato e dovevano sparare a Mario, a salve, poi... E Tosca era su uno spalto laterale e attendeva per l'appunto il momento dello sparo. Se non che gli studenti presi all'ultimo minuto non erano bene informati sulla storia di Tosca, per cui puntano a Mario Cavaradossi. Poi a uno di loro viene un dubbio, ma Tosca muore, quindi puntano il fucile su Tosca. Poi ripuntano il fucile su Mario, poi ripuntano il fucile su Tosca, poi su Mario, che è bendato, quindi non vede nulla, e poi a un certo punto prendono l'ardita decisione, Tosca deve morire, e sparano a Tosca. E Mario, bendato, va giù, morto. Ovviamente. Dunque, e qui ci siamo, sai. Allora, voi lo sapete che in realtà Scarpi ha mentito fino alla fine. E che cosa succede? Succede che i fucili non erano caricati a salve, ma erano caricati per davvero. E quindi Mario Cavaradossi viene fucilato per davvero. Tosca farà la drammatica scoperta e... quando arrivano le guardie che hanno trovato Scarpia morto, eccetera, eccetera, lei sale su uno spalto di Castel Sant'Angelo e si butta giù. E quindi, eccola qua. Capite che è praticamente un'enciclopedia di come si muore in scena. Perché abbiamo uno che si è suicidato, Scarpia che viene ammazzato con una pugnalata, quell'altro che viene fucilato e lei che si suicida buttandosi dallo spalto di Castel Sant'Angelo. Puccini voleva evitarlo e allora va da Sardù. Dice a Ricordi, vuole salvare Tosca. Pensa a Puccini che fa. Dice, stamani gli voleva proporre, dice, non facciamola morire perché sennò muoiono tutti, non mi piace. Facciamola diventare pazza, scrivo una scena di pazzia. Risultato dell'incontro. Stamani sono stato da Sardù per un'ora e circa il finale mi ha detto cose che non vanno. E chiude. La vuol morta a tutti i costi, quella povera donna. E meno male, perché così ha fatto per l'appunto il mitico salto. Ecco qua. E allora io vi faccio vedere il mitico salto a Londra quando lei dice Mario, su presto, andiamo. Mario, su. Mario, morto, Mario. Presto, andiamo, su, Mario! Oh! Mario! Oh!
opera stupenda. Ora, Vissi d'arte, l'avevo promesso, ve lo faccio sentire. Voi saprete che Verdi, alla fine della sua vita, compra un sacco di terra fuori Milano e lì fa costruire la casa di riposo per gli artisti di canto. E aveva scritto: quella casa è veramente l'opera mia più bella. Eccola qua, la casa di riposo Giuseppe Verdi. Lì dentro c'è stata negli ultimi anni della sua vita una grande interprete pucciniana degli anni 20 fino agli anni 40, insomma anche qualcosa un po' più tardi, si chiamava Sara Scuderi, è morta nel 1987. Negli ultimi anni di vita un regista svizzero ha girato un meraviglioso documentario all'interno della casa di riposo Giuseppe Verdi e l'ha chiamato Tosca's Kiss, il bacio di Tosca. E la cantante che vedrete è Sara Scuderi. Guardate che all'interno della casa di riposo ci sono questi vecchi cantanti che hanno passato la vita su un palcoscenico, su queste benedette assi di legno, continuano a recitare, capisci? Cosa fanno? Recitano sempre. Siamo alla vigilia di Natale e scusate, guardate questi due meravigliosi. Auguri, auguri, buone feste, buon Natale e buon anno. Eccola qua, la Scuderi. Tosca! 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 Finalmente via! Ah! Questo è il bacio. Aiuto! Tosca. Voglio! Voglio! Aiuto! Muori il dannato! Muori. La suora che passa, il dannato. Muori! Muori! Questo è il bacio di Tosca! Muoio. È morto. Qui canta, senti che roba. Perfetta, un'ottava sotto, ma perfetta. Or gli perdono. Cos'è? Un momento. Ah. Manca una a lui tremava tutta Roma. A questo punto il regista le dice: Sara Scuderi, le abbiamo preparato un giradischi con lei che canta quando aveva 20 anni, cioè 60 anni prima, hai capito? E lei si è presentata nella sala dove c'era il giradischi che andava col cappotto. Gli dissero: ma fa caldo? E lei: sì, lo so, ma è la cosa più elegante che ho. Guardate che bello che è.
tanto sono scema, lei mi viene a piangere. È bellissimo, è commovente, è la grande dignità di questa donna. Io non riesco a capire come un grande come Gustav Mahler non potesse apprezzare la Tosca di Puccini. Scrive così: nel primo atto, processione, continuo scampanio. Nel secondo atto, un tale viene torturato tra urli orrendi, un altro pugnalato. Nel terzo atto, di nuovo immenso scampanio su una veduta di Roma. Un tale viene fucilato, ma io prima della fucilazione mi sono alzato e sono andato via. Non l'ha capita. E vabbè, succede. Sapete, ne ho parlato col maestro Scegliere di questa cosa qui. E lui mi disse, ma forse Mahler ha avuto paura quando ha sentito tutta quella cittadella con le campane, chi lo sa. Allora, ogni tanto io mi consolo con le cose che trovo in internet. Ragazzi, andate all'opera. Sono stata all'anteprima. Svanì per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita e muoio disperato e non ho mai amato tanto la vita. Sono andata a vederla. È bellissima, meravigliosa, andateci. Sono andata a vederla. È stato emozionante. È bellissima. Non ero mai stata a teatro a vedere un'opera. Andateci, perché vi lascerà senza fiato. La cosa più bella l'ha detto Anonimo, ed è questo: la Tosca è pazzesca.